Discorso sul mooting, allora, dagli esercizi di tecnica razionale, 1, 2, 3, 4, tutte le varie combinazioni, ricorda bene di partire, allora, le sei corde, per il mooting è il plettro, la mano è staccata, quindi lascia suonare libera la corda, e questo dito appoggiato sulla tastiera, ok? La possibilità deve essere quella di suonare soltanto una nota, se anche colpisco tutte le corde, grazie al muting suona soltanto la nota interessata. Quindi, vedi che questo è quello che permette. Noi adesso stiamo facendo un esercizio di tecnica che sembra fine a se stesso, cioè. Ma questo tipo di controllo è quello che ti permette poi di fare e di suonare anche una nota singola con molta energia. Andiamo sotto, quindi siamo liberi, cambiamo corda, il dito qui si appoggia alla corda sopra e la stoppa. Quindi stessa cosa, se anche le suono tutte. Questa nota suona perché la sto premendo, questa sopra non suona perché questo dito la sta stoppando e sotto sono tutte stoppate. Quindi, quando siamo qui sulla corda di re, il dito sfiora questa, questo palmo, scusa, il palmo della mano stoppa questa e quindi iniziamo a fare quella che può essere una sorta di rotazione senza che sia così evidente. Quindi ho niente del palmo, cioè il palmo inizia ad appoggiarsi, ti tocca il mi basso, lo ferma, il la è fermo da questo dito, quindi si appoggia sempre di più, ok? Tanto non c'è bisogno che suoni, perché è soltanto per fermare le risonanze. Quindi la tecnica continua fino al si, fino al mi, dove sul mi cantino ho questo dito che ferma la parte di sopra, col polpastrello ferma il si, e il palmo della mano destra che ferma tutte le quelle di sopra. Poi torna indietro. E la tecnica è sempre quella, il palmo si alza perché tanto quelle di sotto sono fermate da questo. Quindi questa è la tecnica che poi viene usata per qualsiasi, anche le scale tre note per corda, sarà questo sol maggiore tre note per corda, tutto aperto. Ad arrivare qui dove questa suona stoppa la parte di sopra e qui c'è il palmo, quindi è importante che non ci sia questo noise, ma c'è anche il reverbero. Silenzio, quindi lento.